Siamo con Giusy Ferrari, gara Sanremo 2014, ti porto a cena con me. Ciao Giusy. Ciao. Allora, parlaci un po' di questa canzone che è scritta da Roberto Casalino, quindi sì. Uno dei tuoi storici autori, no? Sì, sì. Come mai la scelta di questo pezzo? Ma ti porto a cena con me, l'ho scelta perché sento che è un brano molto intenso e profondo. Porta la firma di Roberto Casalino, come tu hai detto, e trovo che sia un grande talento nell'esprimere con un linguaggio molto attuale dei sentimenti molto profondi. Senti, L'Attesa è il tuo prossimo album, in uscita il 25 sì. di marzo, un'attesa di 3 anni. Che album sarà? L'altro era pieno di collaborazioni con autori belli importanti. Sì, sì, uscirà il 25 di marzo l'album L'Attesa e vanterà ancora di queste collaborazioni, quelle più importanti, diciamo, con Linda Perry, che già era presente nella Lunga Etana, però in questo caso abbiamo lavorato più a stretto contatto, anche perché era un mio grande desiderio di confronto con una grande artista come lei. Come l'hai conosciuta? Così. Tramite agganci di lavoro, anche Roberto Mancinelli per le edizioni, insomma, che già aveva aperto questo canale di collaborazione per l'album Gaetana, e niente, poi ho fatto richiesta per poter lavorare in studio e scrivere con lei e ha accettato la mia proposta, così è andato. Sono due bei caratteri, belli rock. Sì, sì, e beh, lei molto, molto. Senti, noi siamo Free Press di Firenze, vieni spesso a Firenze, la conosci, che rapporto hai col pubblico fiorentino? Mi piace molto Firenze e la Toscana, è una delle regioni d'Italia che amo in particolar modo, e per cui insomma in passato una delle regioni dove mi piaceva trascorrere le mie vacanze estive è sempre stata la Toscana, per cui è stupenda. Ti fai un saluto per Full Firenze Urban Lifestyle. Dai. Un saluto per Full da Giusy Ferreri. Grazie, in bocca al lupo.